Ragazzi, mi mancano i nostri approfondimenti culturali e allora cerco di recuperare un po' del tempo perduto condividendo con voi una lettura così facoltativa. Non dovete fare niente, semplicemente ascoltare se vi fa piacere. E questa è, come avete capito, un'edizione semplificata per ragazzi della Divina Commedia, però è quella che amo di più delle tante che ho. Anche quella della collana per gioco, come voi avete visto e che abbiamo fatto con gli Etruschi. Però questo è un libro che amo particolarmente perché ha più di 30 anni, me lo regalò la mia maestra alla fine della quarta. Io non avevo ancora la più pallida idea di chi fosse Dante, di cosa fosse la Divina Commedia, e ho scoperto dopo che in effetti era questa storia che io avevo letto. Poi è un'edizione che amo particolarmente perché scopriremo che ha dei pezzettini originali, tra l'altro non gli stessi che abbiamo avuto modo di approfondire in classe, quindi non quelli di Ulisse, non quelli di Paolo e Francesca, ma l'inizio, certe cose che trovo nei canti iniziali dell'Inferno. E avevo proprio voglia di condividerli con voi, anche perché, come qualcuno di voi mi aveva ricordato, c'è stato anche il Dante lì e quindi mi sembra che sia un personaggio che ha segnato molto il percorso che abbiamo fatto insieme come classe. Avrei tante altre cose che vorrei dirvi, ma intanto comincio da qua. Allora, vedete, secondo me è molto attuale, non si direbbe che ha più di 30 anni questo libro, questa è la copertina, potete già individuare Dante con la sua guida, almeno nella prima fase del viaggio, che è Virgilio, e qui si trova nel passo che adesso vi leggerò, quasi vicino alla porta dell'inferno, che rappresenta simbolicamente la sua vita non proprio secondo i valori più giusti, e poi incontra queste tre bestie che rappresentano appunto i suoi difetti che ha bisogno davvero di vincere, e per poterli vincere deve, o immagina chiaramente di compiere, un viaggio nell'aldilà, l'aldilà immaginato chiaramente secondo la visione cattolica, cristiana e medievale, chiaramente, quindi è un'interpretazione che però noi studiamo come letteratura e come fenomeno culturale. Quindi qui lui sta quasi quasi per avvicinarsi alla porta dell'inferno che troviamo nella parte dietro del libro. E quasi quasi io vi leggo che cosa c'è scritto, anche perché queste scritte non sono semplicemente l'illustrazione, ma riportano esattamente la dicitura che Dante immagina, ricordo sempre immagina, vero, di vedere prima dell'ingresso all'inferno. Ok? Quindi allora io ve la leggerei, ve lo commenterei e poi inizierei la lettura che in alcuni punti è semplificata, è una traduzione in prosa. E in altri invece ci presenta proprio il brano originale che, se vi fa piacere, leggo e commento con voi. Lo scopo è solo farci un poco compagnia con una cosa che penso interessi tutti noi. Qui non si legge bene, chiaramente ve lo leggo io e ve lo avvicino. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Mi fermo, vi faccio notare l'anafora, per me, continua sempre a ripetere. Vi faccio notare la struttura metrica e le rime. Dolente fa rima con gente, quindi la prima e la terza riga, ok? Dopo vedete che la seconda fa la rima con la quarta, provate un po' a fare caso. E se contiamo il numero delle sillabe non è casuale anche questo, perché serve per dare quasi un ritmo, è scritto praticamente in poesia, in terzine si dice. Poi dice, giustizia mosse il mio alto fattore, l'alto fattore è Dio, vuol dire Dio mi ha creata a me porta, proprio perché era giusto così, perché ci sono delle persone che meritano di essere punite, è sempre la visione cristiana medievale, ragazzi, quindi non dobbiamo meravigliarci, siamo tanti secoli addietro. Fecemi la divina potestate,
La somma sapienza è il primo amore, fece-mi, c'è un critico, mi fece, mi ha fatto. La divina potestate, la somma sapienza e il primo amore sarebbe praticamente quello che per i cristiani è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, Dio la Trinità. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, vuol dire dinanzi a me, prima di me, non fur, non furono, sarebbe. Cose create, non è stato creato nulla, cioè esisto da prima dell'esistenza del mondo, perché ero già nei piani di Dio, sempre secondo quell'ottica là, ok? Non fur cose create se non eterne, ed io eterna duro, e durerò per sempre pure io, perché secondo questa visione, sia la beatitudine che chiaramente la punizione sono eterne. Lasciate ogni speranza voi. Che entrate, che apostrofo, vedi, perché è caduta la E, è rimasto l'apostrofo. A me ha sempre inquietato tantissimo, cioè sembra veramente di trovarsi di fronte ad una via senza uscita. Infatti anche lui ci racconterà nel suo viaggio di essere molto spaventato, anche se lui era solo in visita e sapeva di non dover